Ecco, dovendo adesso dire due parole dopo quello che ha detto Renzi, beh, non è facilissimo, però penso che sia opportuno non tanto chiudere questa prima giornata che parla un po', se vogliamo, di apocalissi di ieri, no? E che passerà il testimone domani al discorso sulle apocalissi di domani. Ma per ricordare una cosa, diciamo, ci siamo sforzati di vedere anche che effettivamente a livello sia archeologico, sia storico, sia tradizionale, beh, diciamo che la storia della Terra è stata più volte scandita dal catastrofismo. Anzi, oggi in ambito scientifico si tende a considerare il catastrofismo come una componente naturale, fisiologica dell'esistenza della vita sulla Terra. Quindi costituisce un fatto assolutamente normale che, per esempio, 65 milioni di anni fa un corpo celeste abbia impattato sulla Terra e abbia portato alla distruzione totale dei grandi salti. È stato questo evento che ha portato alla distruzione dei sauri, che erano una specie dominante sul nostro pianeta allora, e all'ascesa dei mammiferi e quindi della specie umana. Analogamente, un po' tutte le culture ci parlano in un'epoca molto lontana ma relativamente inquadrabile di una cultura planetaria avanzata di cui non è rimasto probabilmente quasi nulla se non la memoria, che è stata spazzata via probabilmente 12.000 o 12.500 anni fa e che poi ha avuto vari nomi: Atlantide secondo Platone, Meropide secondo altri autori greci, Aztlan secondo i popoli dell'America precolombiana, ma comunque questa cultura era una cultura assolutamente planetaria, non aveva quindi necessariamente, per quello che se ne può dire, una matrice semplicemente in un possibile e adesso scomparso arcipelago nell'Atlantico settentrionale. Era una cultura avanzata, ma era anche una talassocrazia, quindi era praticamente una cultura forse assimilabile alla cultura dell'impero romano, se non forse di più, su valori probabilmente differenti, ma che comunque era estesa a tutto il mondo e che da tutto il mondo è stata spazzata via da un evento cataclismatico che anche qui ha apparentemente, per quello che se ne può concludere, comportato la caduta di un piccolo asteroide, probabilmente nell'Atlantico settentrionale, però come per farlo apposta, c'è la traccia della caduta di Fetonte, di Lidi Greci, nell'Eridano, che altro non era che l'Atlantico, non è verità. Ecco, e tutte queste cose però ci dicono in sostanza che effettivamente le catastrofi hanno scandito la vita sulla Terra. Quando noi oggi abbiamo prova evidente di tutto questo in documenti storici incontestabili, come per esempio la carta di Quirin Reis che è al Museo del Topkapi di Istanbul e che mostra nel 1512 o 13, non mi ricordo, che è stata diciamo tracciata in quell'epoca dall'ammiraglio turco dell'impero ottomano, Quirin Reis, il quale copiò una mappa alessandrina molto più antica che mostra appunto tutta l'America dai Caraibi fino alla Terra del Fuoco e le coste dell'Antartide quali realmente esse sono, libere dai ghiacci, quali erano 13.000 anni fa. Tutto questo ha un senso, ci dice che c'era una volta un mondo perduto. Ed è questa una delle ragioni per le quali da 13 anni noi facciamo questo simposio sugli origini perdute della civiltà e gli anacronismi storico-archeologici. Perché quando noi troviamo degli oparts, cioè degli out of place artifacts, cioè dei manufatti fuori posto, oggetti in strati geologici dove non possono e non devono esserci, perché comprovano il fatto che tutta la nostra storia recente è da buttare nel cesso e scaricare tutto, perché è assolutamente falso che la storia è iniziata nel 5.000 o 4.000 a.C. con una lenta ascesa dal Neolitico a oggi. No, c'era una civiltà madre avanzata, distrutta e annientata fra il 12.500 e il 12.000 a.C. di cui non è rimasto nulla e che ha fatto tornare l'uomo alle caverne.
Ed è da questa situazione catastrofica che sono nate le civiltà a noi note. Vallo a spiegare ai nostri pseudoscienziati ignoranti di oggi, che credono soltanto a quel che vedono e toccano in superficie. Vai a dimostrare a questa gente che cose che vanno controcorrente e che comporterebbero necessariamente la perdita di cattedre, il fatto che questa gente dovrebbe ammettere di essersi clamorosamente sbagliata. Ecco, tutto questo non è tollerabile. E allora si fanno sparire prove, si occultano prove. C'è l'establishment, questa pseudocultura e questa pseudoscienza che nega queste cose, perché queste cose sono destabilizzanti. Significherebbe andare a casa, significherebbe dare spazio a nuovi e giovani scienziati che butterebbero fuori i baroni a calci di culo da atenei dove sono i degni di Stato. Diciamolo sinceramente. Questo è lo stato dell'arte. Venendo al nostro discorso, quindi, noi dobbiamo apprendere la lezione secondo cui effettivamente le apocalissi di ieri ci sono state contro. Il problema è se ci saranno delle apocalissi domani. Gli scenari ci sono. Enzo giustamente ce li ha illustrati attraverso le profezie degli Opi, anche per configurare un po' quello di cui ci occuperemo domani. Però non credo che sia il caso di dover fare terrorismo psicologico per questo fatto. Possiamo attenderci anche scenari negativi, ma l'importante è esserne consapevoli, perché nella misura in cui siamo consapevoli di questo, saremo pronti. Vedete, essere pronti, essere consapevoli di una cosa, significa aver risolto per metà il problema. Quindi una umanità assolutamente consapevole delle cose che ci siamo dette è probabilmente già nelle condizioni di affrontare al meglio qualunque criticità. Se poi domani, e lo vedremo domani, dovessero prendere corpo scenari che non sono scenari catastrofici o catastrofisti fatti per il gusto di farli, perché unicamente la cronaca e addirittura la scienza ce li propongono. Se domani dovesse succedere effettivamente che l'attività solare anomala, che già è segnalata da tempo, dovesse comportare grossi problemi di comunicazioni, dovesse comportare l'azzeramento per esempio della telefonia cellulare, l'azzeramento di internet, addirittura la crisi di tutte le strumentazioni elettroniche, con quindi implicitamente la possibilità di ritornare indietro di 50, 60 o 70 anni a livello tecnologico, con un caos generale a livello sociale, beh, tutto questo non è certamente bello, ma non significherebbe neanche la fine dell'uomo, significherebbe che dovremmo tornare a certe cose che, attenzione, persone come chi vi parla, e anche alcuni di voi che sono qui presenti, hanno già conosciute, perché da piccoli noi abbiamo visto queste cose. Abbiamo visto le stufe dove ci si metteva dentro la legna e ci si scaldava così. Abbiamo visto tante cose che normalmente si facevano, come si facevano nell'Ottocento, nel Settecento e nel Seicento, senza la cosiddetta tecnologia, perché si può vivere anche senza la moderna tecnologia attuale, che è un po' una mezza trappola, anche perché è fallace e ci porta a cose che francamente tutto sommato se ne potrebbe anche fare a meno e che forse sono più foriere di problemi che non di altro. Quindi tutto questo, per concludere il discorso, continueremo poi domani, ci dovrebbe essere semplicemente di monito e anche di speranza per il futuro, perché non c'è niente di come dire, terrificante e niente di non risolvibile, basta esserne consapevoli. Perfetto. Stasera e qui chiudiamo ovviamente il nostro discorso pomeridiano. Stasera avremo alle 21:45 la proiezione qui nel teatro di un documentario sulle profezie. È un documentario americano di alcuni anni fa, ma abbastanza interessante, che diciamo merita di essere visto. E poi faremo un breve, brevissimo dibattito per chiudere un pochettino questa prima giornata dei nostri due simposi. E poi domani mattina, avremo appunto il 12° simposio su scienza, tradizione e dimensione del sacro, che tratterà appunto il discorso della apocalissi di domani. Per cui cerchiamo di essere scaramanticamente, diciamo, nelle condizioni di vedere tutto in positivo, e ci vediamo quando. Grazie.